carissimi ottolineri, buonasera e ben ritrovati. Può fare, può farissimo, e perde tempo. Causa sbornie, indigestioni varie, indissolubilmente legate a matrimoni ottolini. Oggi il pippone ve lo faccio in versione ridotta. E visto che c'è aria di festeggiamenti, volevo affrontare un tema piuttosto frivolo e leggero. E cioè, perché mai non cominciamo a considerare le sanzioni economiche come armi di distruzione di massa? Secondo l'ex governatore della Banca Centrale Indiana, Raghuram Rajan, anche le sanzioni, appunto, sono armi di distruzione di massa. Non possono abbattere edifici o far crollare ponti, argomenta, ma distruggono aziende, istituzioni finanziarie, mezzi di sussistenza e persino vite. Ma soprattutto, come le armi di distruzione di massa militari, continua, infliggono dolore indiscriminatamente, colpendo sia i presunti colpevoli che gli innocenti. In una lettera inviata al presidente USA Biden, una ventina di importanti organizzazioni umanitarie presenti nei principali paesi colpiti da sanzioni economiche USA fanno un po' il punto dei danni causati ad oggi da questo strumento. In Afghanistan, decine di milioni di persone si trovano ad affrontare una gravissima crisi alimentare a causa del congelamento voluto dagli USA di 3,5 miliardi di riserve della Banca Centrale Afghana detenute all'estero, si legge nel documento. Tra il 1991 e il 1998, le sanzioni introdotte nel 1990 contro l'Iraq di Saddam Hussein, sistema abbiano causato 1,5 milioni di morti, di cui 500.000 bambini. 300.000 sotto i 5 anni, anche se, come ha affermato candidamente Madeleine Albright, ne è valsa la pena. Dal 1992 ogni anno le Nazioni Unite sostanzialmente all'unanimità approvano una risoluzione di condanna nei confronti delle sanzioni unilaterali introdotte dagli USA nell'ormai lontanissimo 1958 contro Cuba. Come scriveva argutamente sul Lancet il medico iraniano Farrokh Habibzadeh, in un'epoca antica un esercito che non riusciva a conquistare una città, abbracciata da mura difensive, assediava la città per impedire l'approvvigionamento dei rifornimenti necessari alle persone che vi risiedevano. Assediano un'isola da 70 anni e poi raccontano che economicamente non se la passa bene perché il socialismo non funziona, oppure perché Fidel Castro era un sanguinario dittatore. Farrokh Habibzadeh sa bene di cosa parla. Da iraniano, le sanzioni le ha vissute sulla sua pelle sin da ragazzino. Gli USA, infatti, le hanno introdotte nel 1979 come ritorsione contro chi aveva messo fine al regime che avevano imposto al paese tramite un colpo di Stato. E da allora, a parte qualche brevissima parentesi, non le hanno mai rimosse. Come spiega un articolo pubblicato dal National Center for Biotechnology Information, sebbene i medicinali non siano inclusi nell'elenco delle merci sanzionate, gli ostacoli nell'ottenere una licenza per l'esportazione, per ogni transazione finanziaria e anche per le spedizioni, nonché il timore di possibili sanzioni statunitensi da parte delle aziende farmaceutiche e delle banche internazionali, hanno portato alla carenza di farmaci specifici e strutture mediche. Le conseguenze ricadono su oltre 6 milioni di pazienti affetti da malattie complesse come l'emofilia, la sclerosi multipla, la talassemia, l'epilessia e vari disturbi immunologici, nonché i pazienti trapiantati e sottoposti a dialisi renale e coloro che sono in cura per il cancro. Secondo una stima del Center for Economic and Policy Research, soltanto tra il 2017 e il 2018 le sanzioni unilaterali degli USA contro il Venezuela avrebbero causato oltre 40.000 morti. In Siria, dove sono state introdotte nel 1979 perché Damasco sosteneva la resistenza palestinese contro l'occupazione israeliana, durante questi 12 anni di guerra hanno impedito sistematicamente alla macchina degli aiuti umanitari di prestare assistenza e gli USA hanno impiegato 5 interminabili giorni per sospenderle temporaneamente anche di fronte alla tragedia del terremoto apocalittico della settimana scorsa, ostacolando l'arrivo dei soccorsi e facendoli evitare a dismisura il numero delle vittime. Attualmente nel mondo ci sono oltre 20 paesi colpiti da decine di migliaia di sanzioni economiche USA,
non esiste altra forma di conflitto che ad oggi mieta altrettante vittime e sofferenza. Per tutte le altre potenze mondiali, l'utilizzo di armi di distruzione di massa è sufficiente per giustificare il ricorso all'intervento militare, anche quando sono finte, come quelle di Saddam Hussein nel 2003. Come ricorda la lettera delle organizzazioni umanitarie inviata a Biden, la sua amministrazione aveva promesso di avviare una disamina a 360 gradi di questo strumento per minimizzarne l'impatto umanitario. Purtroppo questo proposito non è stato seguito da nessuna azione concreta, scrivono e concludono. Il risultato è che il governo USA continua a mettere in pratica politiche che alimentano disastri umanitari e per la salute pubblica. La comunità internazionale si potrà definire tale solo quando troverà il coraggio di intervenire contro l'utilizzo sistematico di armi di distruzione di massa da parte di uno dei suoi più autorevoli membri. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.